ne ha per tutti il governatore Rosario Crocetta. In un video pubblicato sul proprio profilo social, il presidente si scaglia contro la politica di Roma, difende il proprio operato e si riscopre sicilianista. Anche Crocetta, quindi, come ultimamente di moda, si affida ai social per lanciare i propri messaggi. Un video in cui Crocetta difende la propria azione di governo, parla di sanità regionale, sottolinea la crescita dell'isola, il risanamento dei conti, parla di fondi europei e di PIL. Basta con gli attacchi alla Sicilia. Se i siciliani guardano le emittenti nazionali, la stampa nazionale, traggono un'idea della Sicilia che non riscontrano. Questa Sicilia in questi anni è andata avanti sulla sanità e noi siamo all'ottavo posto in Italia per i livelli di sanità, mentre nel 2012 eravamo al penultimo, siamo andati avanti. I fondi europei. Non si spendono i fondi europei in Sicilia, non è vero, era vero. Oggi i soldi europei si spendono e l'anno scorso abbiamo fatto le migliori performance in Italia. Crocetta ammette infine che la Sicilia ha tanti problemi, ma addossa le responsabilità unicamente ai politici del passato, ossia ai precedenti governi regionali. Abbiamo tanti problemi, ma sono i problemi del passato. Sono i problemi che ci sono stati causati nel passato e che quelle classi dirigenti che le hanno create, i vecchi uomini. Io sento oggi l'intervista di qualche politico del passato che quasi quasi era la Sicilia dei miracoli. Noi avevamo la Sicilia fantastica, tutta in ordine, che doveva essere invece adesso con un governo finalmente che ha cominciato a fare la battaglia contro la corruzione, contro la clientela, che sta facendo crescere la Sicilia. C'è qualcuno che esalta il passato, indietro non si torna, i siciliani non vogliono tornare indietro. Il nuovo presidente della regione lo decideranno i siciliani e non sarà Roma a decidere. E dobbiamo scoprire l'orgoglio di essere siciliani, dicendo in Sicilia debbono decidere i siciliani. L'autonomia della Sicilia non piace a Roma o a Milano per un motivo molto semplice, perché la Sicilia l'hanno considerata una colonia per farsi gli affari. Da quando c'è questo governo, gli affari non se li fanno più. Allora avanti tutta. Riscopriamo il nostro orgoglio di siciliani in piedi. Abbiamo tanti problemi, ma stiamo crescendo e non vogliamo tornare più indietro.